Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo a parlare di Hexa, questo marchio che apprezzo tantissimo, che produce cuffie di vario tipo, che nascono come cuffie gaming ma che si possono utilizzare praticamente per tutto, soprattutto questa versione che andremo a vedere oggi, la E900 Pro, una versione che per tipo di connessioni e soprattutto per come è costruita è adatta veramente a tutto. E uno dei punti forti di queste cuffie è sicuramente il 7.1 surround integrato, quindi non ha bisogno di niente per avere appunto questo effetto 7.1 e la comodità data dal memory foam, ma questo lo vedremo tra un attimo. Adesso andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione una volta che abbiamo acquistato il prodotto, questo prodotto che attualmente insieme agli altri prodotti Hexa è disponibile nel loro sito ufficiale con circa 50% di sconto e spedizione gratuita, quindi sicuramente il momento è quello giusto per acquistare un prodotto Hexa. Nella confezione troviamo un sacchetto di trasporto fatto in finta pelle con il logo Hexa e i cordini rossi, dopodiché abbiamo un sacchetto con tutti i cavi, perché qua abbiamo tantissime possibilità di connessione, quindi abbiamo una serie di cavi che vedremo tra poco e manuale di istruzioni e ci spiega tutte le possibilità di connessione con i vari dispositivi, quindi console, smartphone e via dicendo. Dopodiché, come vi dicevo, abbiamo tantissimi cavi di connessione. Allora, abbiamo il cavo USB Type-C, dopodiché abbiamo un cavo con jack da una parte e jack dall'altra, un cavo con due jack che finiscono dall'altra parte con un ingresso femmina, sempre per i jack, e poi abbiamo il microfono. Perché abbiamo il microfono qua? E questa è una delle parti interessanti di questa E900 Pro, la possibilità di rimuovere il microfono. Ma adesso vi spiego tutto meglio andandole a vedere da vicino queste E900 Pro. Allora, la parte interessante, come vi ho detto, è questa, il memory foam di 2,5 cm, vi faccio vedere che sono realmente 2,5 cm. Infatti vado a prendere il calibro e guardate se non sono 2,5 cm. 2,5 cm di memory foam per quanto riguarda la parte che si appoggia all'orecchio e alla testa, e poi sotto all'archetto abbiamo ancora anche qua il memory foam. E avere il memory foam oltre che nel letto, cioè nel materasso, averlo anche nelle cuffie è fantastico, perché loro si adattano perfettamente alla nostra testa, alle nostre orecchie, cioè alla superficie d'appoggio che loro trovano, quindi prendono la forma perfetta della superficie a cui loro si vanno ad appoggiare. E questo le rende di una comodità incredibile, e avere delle cuffie che ovviamente potremmo avere indossate magari anche per 2 o 3 ore, perché chi gioca sicuramente le tiene tantissime ore, ma anche per chi le utilizza per vedere un film come faccio io, perché comunque loro sono in grado di riprodurre surround 7.1 sia nei film che nei giochi. Quindi avere il 7.1 mentre guardiamo un film su Disney Plus piuttosto che Amazon Prime, su Netflix, è fantastico, perché comunque questa riproduzione 7.1 è generata da loro, quindi non hanno bisogno di nessun software aggiuntivo. Loro riescono a riprodurre questo 7.1 indipendentemente dal tipo di connessione che andiamo ad utilizzare. Sì, perché come vi ho detto abbiamo la possibilità di utilizzare un cavo jack e con un altro jack dall'altra parte per i dispositivi che hanno ingresso jack, o altrimenti possiamo andare a collegare il cavo Type-C qua e dall'altra parte il cavo USB, quindi avremo sempre lo stesso tipo di qualità, sempre 7.1 indipendentemente dal tipo di connessione che utilizziamo. E poi ragazzi, la comodità è questa, la possibilità di andare a rimuovere quello che è il microfono. Cosa vuol dire? Che il microfono ovviamente è una parte interessante per chi utilizza le cuffie per giocare o per fare videochiamate col PC, quindi se il microfono serve è interessante averlo, ma per chi magari utilizza le cuffie per ascoltare musica, per vedere un film o per fare editing video, il microfono potrebbe essere un po' invasivo e un po' fastidioso. Quindi la possibilità di rimuoverlo è sicuramente un punto forte di questa E900 Pro. Loro montano dei driver da 50 mm che, associati a questo memory foam da 2,5 cm e al 7.1 surround integrato, le rendono davvero fantastiche, che a questo prezzo, che è di circa 50 euro, sono veramente fantastiche. Poi il marchio è
Hexa è un marchio secondo me leader nel rapporto qualità-prezzo, perché qua si ha delle cuffie che sono molto molto vicine alle cuffie molto più costose, più blasonate dei marchi quelli più rinomati, ma ad un prezzo molto più accessibile, e la qualità si avvicina davvero tanto, sia per comodità, sia come materiali che come qualità del suono, e sicuramente a questo prezzo vale la pena acquistarle. Vi lascio il link qua sotto in descrizione appunto di Hexa, così potete dargli un'occhiata a questo o a qualsiasi altro modello di Hexa, ma queste E900 Pro sicuramente sanno il fatto loro, quindi cuffie veramente adatte a qualsiasi tipo di utilizzo, e anche come colore, in questo caso il colore nero, che è un colore soft, un colore meno appariscente, quindi più adatto per chi ha la mia età, per chi utilizza le cuffie magari non solo per giocare, quindi cuffie che si vengono utilizzate per fare editing, per mettersi a guardare un film, tutte queste cose che fanno persone più vicine alla mia età, mentre per chi è più giovane, per chi vuole utilizzarle per il gaming, c'è anche la versione verde, quindi molto più appariscente e molto più adatta all'utilizzo gaming, anche se poi la cuffia in sé è praticamente la stessa. Quindi ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi cosa sono queste Hexa E900 Pro, perché ha senso acquistarle se dovete acquistare delle cuffie, cosa hanno come vantaggio, cosa sono i suoi punti forti. Quindi spero di essere riuscito a trasmettervi tutti questi particolari. Se è così ragazzi, il video vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tanti coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial novità. Ciao e al prossimo video.